quest'ultima 20 minuti faremo un po' più di filosofia, però sempre utile applicare. Cioè, noi stiamo studiando il corso di analisi 1, uno potrebbe porsi il problema: tante di quelle cose che tu mi fai come esercizi io potrei risolvere tranquillamente con un computer, no? No, perché prima di tutto io mi devo assicurare che tu sappia leggere quello che il computer ti dice, okay? Tu per avere i risultati dal computer devi innanzitutto saper immettere correttamente i dati nel computer, anche quando sono usciti i navigatori c'è chi ha messo Carpi invece che Capri, è partito dalla Germania o dalla Norvegia, è andato a finire vicino a Modena, e in quel caso è ancora andato bene, perché Carpi, non dico che sia di strada, però insomma non è che arrivare a Capri ci vuole un po' di più. Però c'è chi, fidandosi del navigatore, soprattutto delle prime versioni, certe volte ha svoltato in posti dove è andato a sbattere contro un muro. Quindi ci sono problemi, primo, versioni della tecnologia immature che possono condurre a problemi. Problemi che se uno è smart, se uno ha un po' di cervello, li evita. Poi deve saper usare la tecnologia. Uno della mia generazione, probabilmente rispetto a uno di voi, sa usare uno smartphone in maniera molto limitata rispetto a voi. Però, quando si tratta poi di estrarre determinate informazioni, magari ancora ci difendiamo. Inoltre, i programmi che fanno calcolo anche simbolico, quindi ti fanno, se tu ci metti la derivata ti fanno anche tutta la derivata con l'espressione analitica, ma ci stanno in giro da 20 anni, 30 anni, già da quando andavo io all'università, allora stavano facendo delle versioni, le prime versioni. Tuttavia mi ricordo, stiamo parlando di 15-20 anni fa, una volta all'università di Napoli c'era un professore che diceva: ah, matematica adesso fa quasi tutto, e l'altro professore che stava per il seminario diceva: fagli fare questo. Ah, c'era questa roba ancora. Infatti per punto lì c'è sempre un qualche cosa che la macchina non fa. Io adesso vi voglio fare un semplice esempio. Questo esempio è datato, magari con i computer di oggigiorno uno studente bravo si accorgerebbe del problema. Io stesso mi accorsi del problema, intuì più che accorgermi del problema. La cosa mi andò bene, come vedrete, ma diciamo a uno studente diciamo medio il problema può capitare lo stesso, analogo pure oggi. Allora, qual era il mio problema? Il mio problema era che dovevo fare il compito all'epoca del mio compito scritto di analisi 1 e dovevo calcolare un'area. Devo calcolare un'area, un integrale improprio, vedremo quando poi faremo l'integrale, che era un'area compresa al di sotto del grado di una certa. Ora, nonostante questa figura non sia limitata, poteva succedere che l'area fosse finita. Allora faccio i miei bravi calcoli e trovo che per adesso non mi serve sapere l'integrale per comprendere quello che sto dicendo. Faccio i miei bravi calcoli e mi viene un certo valore per l'area, un valore con un po' di esponenziale in mezzo, che ne so, diciamo 50, approssimato 57,2, ok? Non me lo ricordo neanche. Allora mi venne però la pessima idea, intanto mi sa fare gli altri esercizi, dico, però mi avevano prestato una calcolatrice programmabile, per l'epoca era una cosa rara, che tu diciamo la calcolatrice normale, non quella programmabile. Infatti all'epoca questa calcolatrice programmabile costava mezzo milione di allora, stiamo parlando del 1982, era un sacco di soldi, infatti me l'avevano prestata, non è. Allora dico,
c'ho sto strumento potentissimo, glielo faccio controllare a lui. Allora quello dice, ah, vuoi fare un'area? Sì. Dimmi da dove a dove. E io ho cominciato da 1 fino a 10. Gliela faccio calcolare fino a qui. Se mi viene di più di 57,2, già lo dico sbagliato. Che ovviamente perde tutto questo pezzo qua. Dimmi la funzione, gli scrivo la funzione, dimmi i punti base. Cosa sono i punti base? Voleva sapere in quanti intervallini dovevo suddividere qua. E io gli dico 10. Allora lui cosa fa? Applica una formula, poi la vedremo, si chiama formula di Cavalieri-Simpson, e mi calcola l'area dei i trapezzi, cioè cosa fa? Congiunge i punti che rappresentano sul grafico il valore della funzione col punto successivo e ottiene dei trapezzi. Calcola l'area di questi trapezzi e somma le aree. Ora, come potete vedere, più o meno, o il grafico della funzione o i trapezzi, la differenza non è molta. Faccio calcolare l'area, me la calcola in pochi secondi e gli viene, che ne so, facciamo conto 53. Il risultato era coerente con 57,2, era un po' di meno. Vabbè, però fammi controllare meglio, tanto la calcolatrice funziona mentre io faccio gli altri esercizi. Allora, cosa faccio? Allora, dico, ah, calcola fino a 100. Allora, punti base, vabbè, A uguale 1, B uguale 100. Punti base, 100. Come prima ho messo 10, metto 100. Metto la calcolatrice a faticare e metto a fare gli altri esercizi. Mentre metto la calcolatrice a lavorare, faccio un esercizio, poi al passare 10 minuti la calcolatrice non dà nessuna risposta. Dico, ah, io che ne so questa quando riesci di lavorare. Dico, ah, qual è l'unica cosa sulla quale potete agire per fare il calcolo più velocemente della calcolatrice? L'estremo è quello, l'altro estremo è quello, l'unica cosa che potete fare è ridurre un po' i punti base. Allora ci metto punti base uguale 20, mi faccio fare i conti, dopo un paio di minuti questa qua risponde 427, strizza enorme perché da 53 che andava bene con 57,2 era diventato 427. Panico, fallo fino a 1000. Punti base gli metto sempre 20 perché tanto sapevo che se ce ne mettevo tanti non faceva. Faccio l'esercizio, mentre io faccio l'esercizio lui dopo un paio di minuti mi risponde 4100 e poi caspita, ma sa che l'integrale diverge. Poi ci rifletto un po', ricontrollo i conti che avevo fatto su quell'integrale, mi sembravano fatti bene. A un certo punto, lì per lì, decido di fidarmi dei miei conti e non della calcolatrice. Infatti poi l'esame è scritto, andò bene, l'esame era bene. Però torno a casa, diciamo, non stavo a casa, ma torno al mio alloggio, pomeriggio ci penso un attimo e dico sì. È così. Controllare in quel modo era una fesseria. Perché? Cosa succede quando tu hai l'integrale fino a 100 e fai 5 e fai 20 punti base? Il primo punto, gli intervallini quando saranno lunghi? Vabbè, 99, facciamo 100, diviso 20 fa 5, quindi il primo intervallino sarà lungo 5 fino a 6. E se vado a 1000, il primo intervallino sarà lungo 50 e arriva a 51.
Se vado a 10.000, primo intervallino sarà lungo 500. Lo capite che succede? Lasciate perdere tutti gli altri intervallini. Il primo trapezio c'ha una base fissa, un'altezza fissa, scusate, che poi sarebbe la base maggiore se lo girate. L'altra base minore la potete mettere pure zero, perché tanto non è importante. E poi c'è una altezza, che qua vedete come base, ma se lo girate diventa l'altezza, che ogni volta moltiplicate per 10. Perché se ogni volta l'intervallo di integrazione lo aumentate di 10 volte, e però il numero di punti base rimane uguale, la lunghezza di ogni intervallino diventa moltiplicata per 10. E allora che succede? Succede che quest'area di questi trapezi va infinita. Cioè, in particolare, quest'area qui, quella che dovete calcolare, è finita, ma voi mano a mano che allungate il vostro intervallo di integrazione, il primo intervallino, il primo trapezio, si mangia talmente tanto di quell'area che da un'area finita ve la sta facendo diventare un'area di 50 e qualche cosa, ve la sta facendo diventare 500, 5.000, 50.000, 40.000, 400.000. Infatti a me mi insospettì quel momento, diciamo che dopo le prime due volte, praticamente ogni volta che aumentavo di 10 volte l'integrale veniva moltiplicata per 10. Dico, non può essere, perché la funzione, per come era fatta la funzione, cioè non poteva essere che ogni volta, perché la funzione non è costante, la funzione scende, no? E allora non può essere che se lo integro da 0 a 1000 fa 400, se io da 0 a 10.000 fa 4.000, non può essere, chiaro? E allora intuì e lasciai perdere. Però ovviamente dice, la calcolatrice ha sbagliato. No, la calcolatrice non ha sbagliato, perché la calcolatrice adotta una formula approssimata che per le capacità di calcolo dell'epoca mi chiedeva, ovviamente, se su 10 avevo bisogno di 10 punti base, su 100 probabilmente avevo bisogno di più di 100 punti base, su 1000 avevo bisogno di molti più di 1000 punti base, perché mano a mano che andava avanti gli intervallini dovevano addirittura ridursi invece che avere la stessa ampiezza, chiaro? Però siccome la calcolatrice non rispondeva in tempo utile, nonostante fosse all'epoca all'avanguardia per l'epoca, ma lo stesso può avvenire ad oggi. Ad oggi tu, allora, il computer per che cosa deve essere fatto? Deve essere fatto per estendere le tue capacità mentali. Cioè, il computer è come un microscopio. Tu, microscopio, ti serve per vedere determinate cose che a occhio nudo non puoi vedere. E il computer ti serve per fare dei calcoli che a mano non ci riesci a fare. Ma tu, quando usi il microscopio e vedi determinate figure, devi essere in grado di interpretarli. Se non hai studiato biologia e le altre materie che devi studiare per interpretare quello che vedi, per capire, vediamolo in un altro modo. Vediamo un tipo di tecnologia che si sa che è utile, però si sa che nessuno di noi riesce a leggere. Prendete un'ecografia, tu vedi che quello fa, manipola, guarda, dice, fa tutta una serie di considerazioni in base a delle immagini in bianco e nero che uno di voi o io non ci capisce niente. Però per quale motivo? Perché comunque la capacità dei computer, di calcolo dei computer, fino ad oggi, ancora fino ad oggi, di interpolazione di quelle immagini, adesso cominciano ad esserci delle ecografie fatte a colori, si vede meglio l'immagine, altre cose eccetera, però alla fine i medici sono affezionati alle macchine che fanno l'ecografia in bianco e nero, perché ormai si sono abituati a leggere bene l'ecografia e si dovrebbero ritarare a interpretare le ecografie fatte tra virgolette meglio con macchine più moderne. Invece là sanno interpretare bene i risultati, chiaro? Quindi la tecnologia va, deve essere lei al servizio della persona, ma la persona per usare bene la tecnologia deve essere in grado di saperla leggere, guidare e interpretare. Voi mettereste un fucile ipertecnologico in mano alla persona che non ha mai sparato? Farà danni ipertecnologici, è chiaro? Quindi
capiamoci bene, cioè analisi 1 si deve sapere perché è la base, cioè questi esercizi si devono fare, perché se non riuscite a interpretare, a leggere, a un grafico di funzione scemo come quello di prima, non va bene, è chiaro? Quindi.